Bentrovati a questa edizione di TG Giorno. Ieri ricorreva la giornata dedicata alle vittime della strada. Come ogni 20 novembre, la celebrazione in Lucchesia principale si è svolta a Massa Macenaia di Capannari. In Lucchesia l'appuntamento in occasione del giorno delle vittime degli incidenti stradali è davanti alla stele che ricorda la giovane Marianna Barsotti, morta sulla via di Tiglio nel 1995. La sorella di Mary, Damiana, è la responsabile provinciale dell'Associazione Vittime della Strada ed ogni anno raduna qui a Massa Macenaia le persone che hanno dovuto vivere il suo stesso dolore. Questo qui è un evento che per me è anche importante perché si riesce a condividere un pochino anche il dolore, no? Il mio dolore io lo passo a te, te lo passi a me, ci si confronta e in questo frangente ci si... Anche si ricordano le nostre vittime, i nostri cari, le persone che noi abbiamo amato. Presenti tra gli altri l'assessore del comune di Capannori, Lucia Micheli, e il presidente del consiglio comunale di Lucca, Enrico Torrini, che hanno parlato delle iniziative degli enti locali per prevenire gli incidenti. E una rappresentanza dei vigili del fuoco, i primi spesso ad accorrere sulla scena degli scontri più gravi. Il messaggio di Damiana Barsotti quest'anno è rivolto principalmente ai giovani. Se avete bevuto, piuttosto accostate la macchina, chiamate i vostri genitori che vi vengono a prendere. Non vi mettete al volante se avete, non guidate una macchina se avete bevuto o fate a turni, ma se no chiamate i vostri genitori che preferiscono venirvi a prendere anche alle 6 la mattina. Che ritrovarsi poi a piangere da un'altra parte. Presenti tanti familiari e parenti delle vittime della strada. C'erano anche gli zii di Jacopo Leoni, il giovane che poche settimane fa ha perso la vita a 20 anni sulla via Lodovica, che hanno letto una preghiera. I genitori non se la sono sentita di partecipare alla cerimonia. Perché il dolore è troppo forte. Io avevo invitato anche i genitori di Jacopo, ma... non ce l'hanno fatta perché è troppo vicino, avevo contattato anche la mamma di Rebecca Cucchi, la ragazzina che è morta all'inizio dell'anno a Santa Maria del Giudice, ma anche lei non ce l'ha fatta a venire a essere qui presente. La cerimonia si è conclusa con la preghiera e la benedizione di Don Nando Ottaviani. E a Viareggio un'analoga cerimonia è stata svolta presso il tabernacolo a Bicchio, realizzato proprio per ricordare le vittime della strada. Quasi 1500 incidenti sono avvenuti sulle strade della provincia di Lucca nel 2021, 16 le vittime, più di un morto al mese. I dati ACI confermano il dramma che si consuma quotidianamente. In Versilia corrono due delle arterie più pericolose in assoluto, la statale Aurelia e la via Sarzanese, teatro poco più di un mese fa di due sinistri avvenuti quasi in simultanea a Pietrasanta, costati la vita in una domenica pomeriggio a due donne. Anche allora è andato il pensiero in occasione della giornata mondiale ONU del ricordo delle vittime della strada, durante la cerimonia che si è svolta a Viareggio, al Bicchio, presso la Cappella della Madonna e dei Ragazzi della Strada. Il piccolo tabernacolo venne realizzato esattamente 10 anni fa. Da allora custodisce volti e memorie di tutti coloro che non ci sono più. In 10 anni però, nonostante l'introduzione del reato di omicidio stradale, secondo i parenti delle vittime che si erano battuti per quella legge, poco è cambiato. La mia bimba oggi sarebbero 9 anni e mezzo. Proprio il giorno 20... sono 9 anni e mezzo, non è cambiato niente, non è migliorato nulla, la gente continua a non rispettare le regole. Venga applicata questa legge, venga applicata, non viene applicata. In appello dimezzano le pene. Se una persona guida in stato di ubriachezza o sotto delle droghe e uccide un innocente sulla strada, perché deve avere le agevolazioni? Dopo la recita del rosario, della coroncina, della misericordia, sono stati letti i nomi delle persone scomparse, presenti sul quaderno della memoria. È troppo riduttivo, come spesso si sente dire, addebitare questi incidenti al solo reato, che è un reato molto grave, di guida in stato di ebbrezza. Purtroppo gli incidenti succedono per molteplici ragioni, per distrazioni, per guida imprudente, per alta velocità. Quindi io credo che sia doveroso, appunto, con la giornata odierna, sensibilizzare tutti ad una guida più prudente, limitarsi a dire ho bevuto poco, posso mettermi alla guida, è un errore gravissimo. Cambiamo decisamente argomento, andiamo a Camaiore dove sono stati inaugurati due parchi giochi inclusivi.
Due nuovi parchi pubblici aperti e inclusivi per bambini e ragazzi sono stati inaugurati a Camaiore negli spazi della Misericordia. Un campo sportivo polivalente a fianco della sede nel capoluogo, lungo la provinciale, e uno spazio giochi per i più piccoli nel parco della struttura del Secco a Lido. Il primo ospita strutture per calcetto, basket e volley, il secondo invece nuove attrazioni per i bimbi di tutte le età, senza escludere più nessuno. Una doppia festa per la confraternita nella giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Un progetto voluto dalla Misericordia, finanziato dal Comune di Camaiore e da un contributo della Fondazione Cassa del Risparmio di Lucca, insieme al sostegno di diversi sponsor privati. Dopo l'epoca pandemica che ci ha visto in prima linea per dare una mano a tutta la popolazione che soffriva, oggi, dopo la pandemia, ci preoccupiamo di dare una risposta di apertura e anche di sogno nei confronti dei soggetti che sono più fragili, quindi i bimbi, e per questo c'è il parco giochi inclusivo, quindi per tutti i bimbi, nella sede del Lido di Camaiore, e nella sede di Camaiore abbiamo pensato agli adolescenti e giovani proprio perché riteniamo che siano anche il futuro di queste realtà associative come la Misericordia di Camaiore e Lido. Al taglio del nastro il sindaco Marcello Pierucci ha ricordato come il sito sportivo sarà integrato con il tessuto urbanistico e sociale del capoluogo di Camaiore. E questa sarà un'estensione naturale della città di Camaiore, quindi con la realizzazione della nuova viabilità verso via Bello Sguardo e la pista ciclabile, quindi metterà direttamente in contatto il centro storico, quindi i ragazzi del centro storico con quest'area che diventerà vissuta dagli ragazzi stessi, ma anche un valore simbolico per la sinergia fra la Misericordia, il mondo dell'associazionismo locale e gli enti locali, che è fondamentale e strategico per la gestione di un buon territorio. Inaugurata nella chiesa di Santa Rita, nel quartiere Campo d'Aviazione a Viareggio, la mostra è dedicata a Madre Teresa di Calcutta, 25 anni dalla sua scomparsa. Presente anche il cardinale Angelo Comasti e l'arcivescovo di Lucca, Paolo Giulietti. La mostra itinerante su Santa Teresa di Calcutta del cardinale Angelo Comastri, aperta sabato pomeriggio nella chiesa di Santa Rita al quartiere Campo d'Aviazione a Viareggio, grazie all'impegno e alla volontà del parroco Don Luigi Pellegrini, offre un percorso attraverso la vita e la spiritualità della suora albanese nata a Skopje nel 1910 e deceduta a Calcutta nel 1997. Sono 25 anni che ha chiuso gli occhi alla scena di questo mondo, ma ha lasciato un'eredità impressionante. Pensate, oggi 2022, oltre 6.000 giovani seguono l'esempio di Madre Teresa di Calcutta in 762 case di carità, in 139 diverse nazioni del mondo. Pensate cosa può fare una goccia. Ecco, e questa mostra che cosa racconta? Racconta la vita di Madre Teresa, racconta la sua storia, anche le sue risposte singolari. Pensate, una volta io disse alla madre: madre, lei viaggia tanto, una volta è a Roma, una volta a New York, una volta a Londra, ma dove ha preso domicilio? Lei mi rispose: con il cuore, ho preso domicilio a Betlemme. Da oggi e fino al 4 dicembre le immagini di Madre Teresa, la matita di Dio come amava definirsi, impreziosiscono la chiesa di Santa Rita, che per l'occasione resta aperta dalla mattina fino al pomeriggio. Nella sua visita a Viareggina, l'alto prelato ha visitato la casa famiglia Giovanni Paolo II e dopo la messa il cardinale ha benedetto la statua di Madre Teresa sulla piazza della parrocchia. E la chiesa di Santa Maria Cortorlandini a Lucca ha ospitato il convegno organizzato dai Lions e dedicato a un tema particolarmente suggestivo, quello dei Templari. Il fascino eterno dei Cavalieri Templari è stato al centro di un convegno promosso dai Lions Club nella chiesa di Santa Maria Corte Orlandini a Lucca. Misteri e verità del più famoso ordine religioso cavalleresco medievale sono stati raccontati da Mauro Giorgio Ferretti, Magister Templi dei Templari Cattolici d'Italia. L'incontro, tra l'altro molto partecipato, è stato ospitato non a caso in Santa Maria Nera. Questa infatti è stata una chiesa templare e del resto a Lucca, ma anche ad Altopascio e Barga, si possono trovare molte tracce della presenza dell'ordine cavalleresco. È stato Lucca, grazie al Volto Santo, una via di passaggio importante con la via Francigena, dove appunto i Templari avevano una loro sede qui in Piazza della Magione a Lucca, la prima sede che hanno avuto, proprio per difendere, diciamo, i pellegrini che andavano in direzione Roma oppure continuavano verso la Terra Santa. I Lions hanno promosso il convegno in collaborazione con i Templari Cattolici d'Italia,
associazione nata una ventina d'anni fa per rinverdire lo spirito degli antichi templari attraverso la preghiera comune e la meditazione, la difesa della fede cattolica e gli studi storici. Chiudiamo con la letteratura perché è andato a Nicolae Presti, al premio letterario Massarosa del 2022, con il suo romanzo d'esordio Da Svidania Marsilio Editori. A Oceanides di Riccardo Capoferro è andato invece il premio Giuria Tecnica, mentre alle nostre imperfezioni di Luca Trapanese il premio Grafica di Copertina. Si chiude qua questa prima parte del TG Giorno, tra poco la pagina sportiva. Come on.